Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Senti, io stavo parlando col mio amico Francesco Bani, parlavamo di turismo e del binomio, ma anche della contrapposizione del turismo scritto su riviste stampate e invece del turismo online. Tu sei un blogger. Sei un blogger. Ecco, cosa invidi a una rivista, se invidi qualcosa, che parla di turismo e stampata? Ma io in realtà, cioè, se invidiassi qualcosa, probabilmente avrei fatto un percorso differente, cioè magari mi sarei iscritto alla scuola di giornalismo, magari mi iscriverei adesso e farei giornalista. In realtà per me il blogging è nato come una passione, per cui ecco, cioè io la contrapposizione tra blogger e giornalista non la vivo e non la sento. Per me sono due mondi che hanno dei punti di contatto, delle differenze, soprattutto dovute al fatto che io come blogger mi sento indipendente, mi sento potuto scrivere e esprimermi in qualsiasi modo senza dover prendere niente a nessuno, rendere conto a nessuno, nulla, per cui cioè, quando leggo una rivista, leggo un articolo di un professionista, però non necessariamente rende un servizio magari migliore di tanti altri blogger che riescono con le emozioni, con la loro esperienza, magari non necessariamente scrivendo in italiano altissimo, però riescono a rendere con le emozioni, la bellezza del territorio, i sapori, diciamo gli aspetti insoliti, insomma, di un paesaggio, di una città, in generale, insomma, di un viaggio. Ecco, io una delle cose che apprezzo, ma anche che temo di più del mondo del blogging, è il rapporto con i lettori. Perché un giornale ha un rapporto con i lettori che però è dato dalle copie vendute, da quanto viene letto e altro. Questo avviene ovviamente anche su un sito online, i visitatori. Però il blog c'è anche tramite i commenti, tramite una maggior facilità di posta elettronica, tramite la presenza sui social, sì, certo, anche vedere immediatamente il mi piace, non mi piace. Con qualcuno quasi giornaliero, può essere dato da commenti sul blog, piuttosto che da interazioni su Twitter o sui social network. Questo è un aspetto evidentemente che diciamo piace in questo, diciamo, periodo dalla nascita dei blog, diciamo, del web 2.0, appunto, di un'interazione che non era possibile, non è possibile con carta stampata, insomma, rende, ecco, diciamo, più vicino, ecco, più diretto il rapporto tra chi viaggi li fa e chi magari cerca qualche spunto per farli, cerca delle idee, insomma, ecco, la possibilità, cioè, appunto, la possibilità di chiedere anche a chi è stato in tale posto delle dritte, anche un itinerario particolarizzato o personalizzato, insomma, rappresenta una delle, diciamo, dei punti di forza di un blogger. Ecco, una delle tendenze anche del blogging è l'incremento del numero e la qualità delle fotografie. Sì. Diciamo, fino a 3-4 anni fa ci potevano essere una, due fotografie magari in bassa risoluzione, ora invece si trovano tanti articoli. Blogger che si avvalgono di mezzi d'alta definizione. Queste sono sempre scelte che dipendono da blogger a blogger, poi alla fine ci sono tantissimi blogger sia di viaggio che di altri settori, ci sono blogger che diciamo svolgono questa loro attività come un passatempo, chi invece pur rimanendo una passione lo svolgono come se fosse una professione vera e propria, e chi cerca di farlo in, diciamo, come primo lavoro. Indubbiamente, cioè, il messaggio visivo è più diretto, più virale, per cui avere, ecco, riuscire a, diciamo, a postare delle belle foto è una marcia in più per chi insomma riesce a farlo, insomma. Io ci provo, cioè, nel senso, cerco anche di utilizzare mezzi tipo Instagram che magari con la fotografia hanno un rapporto, ecco, un po' particolare.
diciamo, aggiungere una lunga descrizione, ma mi piace inserire tante foto e come se dovessi descrivere anche per immagini una volta in un viaggio. Funzionalmente è un mezzo che mi piace utilizzare. Senti, ma si riesce a cambiare così facilmente passando una settimana dal parlare di enogastronomia, poi andare in Croazia a raccontarla e poi venire a Pistoia e parlare di verde? Perché no, si riesce anche dopo Pistoia magari andare una settimana in Alto Adige e poi qualche giorno dopo partire per l'Olanda. Sono viaggi tutti diversi, in realtà distanti l'una dall'altra, però sono sempre, diciamo, pezzetti di questo mondo che a me piace esplorare, per cui alla fine si passa da un posto all'altro senza fare classifiche, cioè, perché sicuramente anche a Pistoia riuscirò a trovare un aspetto che mi piacerà, cioè chi va in esplorazione, dico io, alla fine riesce sempre a trovare il quid, il perché del territorio, la particolarità che lo distingue da tutti gli altri. Perfetto. È successo in Croazia, è successo in altri posti, succederà. È bello di viaggiare. Bene, aspettiamo di leggerti sul tuo blog, Alessandro. Spero che parlerai abbastanza di Pistoia. Ci proverò, no, sicuramente. Ti ringrazio, Ale. Ciao. Grazie.